Addio a Nino Cerruti. Lo stilista e imprenditore biellese è morto a 91 anni. Da alcuni giorni era ricoverato per problemi di salute. Nino Cerruti ereditò l'attività all'età di 20 anni, alla morte del padre. Nel corso degli anni investì nella ricerca e nello sviluppo dei materiali e del design. Tra le sue clienti affezionate, Coco Chanel. E si avvalse dell'esordiente Giorgio Armani, quale collaboratore negli anni 60, decise l'apertura della prima boutique di Cerruti 1881 a Place de la Madeleine a Parigi. Nel 1978 il primo profumo maschile che chiamerà semplicemente Nino Cerruti. A fine anni 90, l'apertura del negozio Cerruti a Madison Avenue di New York, nel 2000 a Hong Kong. Nel 2001 Cerruti Holding vende il marchio Cerruti 1881, ma ogni giorno Nino, alle 8:30, fa il suo ingresso all'edificio Fratelli Cerruti di via Cernaia 40 a Biella, dove fino all'ultimo indicherà strategie e innovazioni. E non mancò di dare molti input a Biella per quanto riguarda l'avvio di una nuova ripresa economica. E lo fece nell'ambito della candidatura di Biella a città UNESCO. Questa mi sembra un'occasione abbastanza eccezionale che nessuno magari prevedeva nei propri programmi e vale la pena che la perseguiamo con molta energia. E come tutte le cose, quando prendi posizione, il biellese prende sempre molto volentieri posizione quando te lo racconta in un angolino, quando deve fare qualche cosa che è più pubblico e molto, per tante ragioni, molto più riservato. Qua è un caso nel quale bisogna, non si può giocare a testa o croce, no? È testa da tutte e due le parti e bisogna andarci dentro. Ed ancora durante il convegno di presentazione di Green Deal Biella, città fashion. C'è tutta anche un'attività che il biellese fa e che per la quale la città di Biella può essere un strumento adatto perché non occorrono punti di vendita molto spettacolari per poterlo presentare in maniera concorrenziale, ma che è quella dove noi andiamo a mettere in evidenza e valorizzare tutto il lavoro artigianale che il biellese fa nel campo di che può essere connesso con il mondo dell'abbigliamento e per il quale c'è spazio per dimensioni anche molto piccole, ma che sono tutta quell'effervescenza che è necessaria in una città come Biella per poter sostenere tutto il lavoro poi che diventa industriale nel ritmo delle fabbriche.